Rapina nella notte in una sala giochi di Intra, ucraino afferra per i polsi la commessa e i carabinieri lo arrestano un'ora dopo. Esperto sub ha perso la vita ieri nelle acque del Lago Maggiore, successo a Ispra, la vittima si chiamava Giampiero Fabbi. A Domegna l'amministrazione comunale ha incontrato oggi i commercianti e fatto il punto sulle manifestazioni estive. Spazzacamini è stato un raduno da record, quello andato in scena nel fine settimana in Vigezzo, più di 1200 i Rusca provenienti da tutto il mondo. Inaugurato ieri a Gerusalemme il campo sportivo promosso dall'associazione To Assist for Peace del verbanese Luca Scolari. Cresce la Vina Vilcipir Domodossola che nella seconda amichevole stagionale ha sconfitto per 68-62 la BMS Moncalieri. E bentrovati dalla redazione di Vicio Notizie. In apertura di giornale dunque la rapina messa a segno nella notte da un cittadino ucraino ai danni della sala giochi La Fenice a Intra. I particolari nel servizio di Maria Elisa Gualandris. In meno di un'ora i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno arrestato e recuperato quasi tutta la refurtiva della rapina messa a segno nella notte in una sala giochi a Verbania. Intorno alle 2 del mattino un 29enne ucraino senza precedenti penali è entrato alla Fenice di Corso Mameli a Intra. Non era armato ma afferrato per i polsi la commessa che si trovava nel locale. L'ha strattonata con violenza e ha portato via l'incasso della serata, 850 euro. Poi è fuggito. I militari si sono messi subito sulle sue tracce. Lo hanno trovato poco dopo in Corso Europa. Dopo la rapina, infatti, era andato a prendersi un panino al fast food. In tasca aveva quasi tutto il denaro rubato, escluso quello speso per lo spuntino. Spaventata, la commessa della sala giochi è stata soccorsa e trasportata al Dea del Castelli. Le sono state riscontrate ferite lievi ai polsi, giudicate guaribili in 8 giorni. L'ucraino, invece, è stato arrestato in flagranza e portato in carcere a Verbania, dove si trova in attesa della convalida. Il denaro rubato dalla cassa è stato restituito al legittimo proprietario. Un'immersione nelle acque del Lago Maggiore antistanti l'abitato di Ispra sulla sponda varesina del Verbano è costata la vita ad un sub di 66 anni residente a Pombia. È accaduto domenica mattina. Giampiero Fabbi era arrivato con amici. Alle 11, non vedendolo riaffiorare, è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Varese, un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco a recuperare l'uomo. Respirava ancora ma aveva già perso conoscenza. Immediata la corsa all'ospedale di Circolo di Varese, vani i tentativi dei medici di rianimarlo. È deceduto poco dopo. L'uomo, che descrivono subesperto, era originario di Luino, ma da anni abitava a Pombia. Sulle cause del decesso, un malore pare quella più probabile. Infatti, la sua conoscenza dell'attività subacquea non l'avrebbe mai spinto oltre i limiti di sicurezza. L'ex sindaco Mariano Catrini è ricoverato in ospedale a Domodossola. Il ricovero è avvenuto ieri sera quando Catrini è stato colto da malore a casa sua. È stato subito portato in ospedale. Si tratterebbe di un problema cardiaco che è stato poi risolto con un intervento di angioplastica eseguito al San Biagio. Ora Catrini sta meglio. E ci spostiamo ora in provincia di Novara per parlare dei danni del maltempo causati inizio mese a Dormelletto. Ora l'amministrazione comunale ha deciso di chiedere i danni alla regione. Il comune di Dormelletto si è mosso ed è in prima fila per i danni causati dal maltempo lo scorso 4 agosto, come si sta muovendo appunto il comune per questo iter. Quel giorno purtroppo non è stato un gran giorno per Dormelletto perché c'è stata questa tromba d'aria importante e quindi proprio la notte del 4 ero in giro con gli operai del comune per vedere le prime criticità perché purtroppo erano riusciti, cioè la forza della natura aveva proprio centrifugato delle querce anche secolari e le aveva addirittura buttate sulle strade. È già un miracolo che non sia successo nulla di importante a livello proprio di feriti, per fortuna. C'è stata una grande sintonia, una grande collaborazione e per fortuna la gente si è accorta relativamente di quello che era successo, ma nella realtà è successo di tutto purtroppo, sia nell'ambito del pubblico, quindi tutta la zona del litorale, il Pirolino piuttosto che dei condomini in via Riviera, sia tanti privati che hanno proprio avuto dei danni ingenti all'interno delle proprie abitazioni. Ci siamo attivati proprio per chiedere i danni di calamità naturale alla regione Piemonte. Stiamo appunto producendo questi moduli, questi modelli che faremo arrivare sia ai privati che alle attività, proprio per avere più materiale per chiedere appunto i danni alla regione, non solo i danni che ha subito il comune, però anche i danni dei privati, che mi sembra una cosa sacrosanta.
Nuova puntata legale nella vicenda tra Comune e Insubrica Nuoto sulla gestione delle piscine comunali di Intra. Il giudice del Tribunale di Verbania, Claudio Michelucci, ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso della società contro la delibera dirigenziale con la quale era stato disposto lo sgombero della struttura a maggio. Il giudice sottolinea che la materia non sia di competenza del giudice ordinario, ma del giudice amministrativo. Insubrica dovrà quindi pagare le spese legali al Comune. L'amministrazione comunale di Omegna ha incontrato questa mattina i commercianti. Al centro del colloquio il bilancio delle iniziative promosse nel corso dell'estate e il calendario per l'autunno-inverno. Vertice a due tra amministrazione comunale e commercianti oggi a Romegna. Le tematiche affrontate sono state numerose e la riunione è stato un importante momento di confronto e progettazione. Nei prossimi mesi, quelli antecedenti di Natale, gli appuntamenti a Romegna saranno diversi. Il 24 settembre il Comune ed Ablo organizzano la seconda edizione degli Strabata, giornata dedicata agli artisti di strada. Il 2 ottobre sarà la volta del mercato con i tipici prodotti dell'Alto Piemonte, mentre nel fine settimana alle 14, 15 e 16 si terrà l'ormai consueta festa della zucca. Molto significativa sarà anche la data del 22 ottobre, ossia il giorno in cui avrebbe compiuto gli anni lo scrittore omegnese Gianni Rodari. Infatti verrà inaugurato il Festival della Letteratura Giovanile con il concerto di Cristina D'Avena. La miglior vetrina a tema rodariano per l'occasione verrà premiata dall'amministrazione con un premio di 500 euro. Non si è parlato soltanto del futuro, anzi si è cercato di analizzare anche fatto per trovare pregi e difetti delle feste. Da molti commercianti sono state ravvisate lacune dal punto di vista della viabilità e della distribuzione degli eventi. È stato sottolineato come avere parcheggi chiusi come quello dei giardini sia gravoso per alcune attività, così come alcune vie non vengono avvantaggiate quando gli eventi sono allestiti in altre parti della città. L'assessore al turismo Maurizio Frisone e l'assessore alla cultura Alessandro Buzzi hanno risposto spiegando: la viabilità a Omegna è un problema al di fuori delle manifestazioni, poiché dipende dalla conformazione della città. Comunque Omegna, come tutte le altre località turistiche, sta andando nella direzione di avere sempre di più il centro cittadino chiuso al traffico. Quindi stiamo lavorando per rafforzare i parcheggi nelle zone periferiche, come alla stazione oppure vicino al forum o agli ex giudici di pace. I due hanno anche aggiunto: tutte le manifestazioni sono state concentrate in un punto perché lì è da calamitare l'attenzione della gente. Noi siamo i primi ad accogliere le vostre richieste e, nei limiti del possibile, ad assecondarle. Infine hanno concluso: ci auguriamo che questo sia solo l'inizio del colloquio che deve intercorrere tra di noi e voi. I vigili urbani di Gravelona Toce hanno sottoposto a fermo due veicoli che erano stati pignorati. Entrambi i mezzi sono di proprietà di un uomo di Baveno di 54 anni. L'uomo è stato fermato alla guida di un pick-up Nissan. Gli agenti della municipale lo hanno sottoposto a fermo e lui si è fatto venire a prendere da un autocarro della Citroen di sua proprietà, ma anche su quel mezzo esisteva un pignoramento. Entrambi i provvedimenti erano stati chiesti da un avvocato per conto di una ditta creditrice nei confronti dell'uomo. Complice un inizio di settembre caldo e con un bel sole, sono ancora tanti i turisti che scelgono per le loro vacanze i nostri laghi e le nostre montagne. Turisti incantati dai nostri paesaggi. Li abbiamo incontrati a Cannobio. Are you ready for your boat trip? Yes, we are. Pronti per il vostro viaggio in barca? Pronti. Dove andate? Non so, a fare un giro sul lago. Da dove arrivate? Dall'Olanda. Ci fermiamo due settimane e mezzo. Where do you come from? Germany. Veniamo dalla Germania, la città di Cannobio è molto bella e anche le spiagge del Lago Maggiore. Well, it's beautiful and it's very close. Qui è bellissimo ed è vicino alla Germania da dove arriviamo. Ci fermiamo tre giorni per una breve vacanza. In questi giorni noleggeremo una barca per fare un giro e poi riposeremo. Li abbiamo sentiti, arrivano per lo più dall'Europa, in particolare dai paesi più vicini a noi, amano il nostro lago, i suoi paesaggi e l'atmosfera di relax, ma non solo, che qui si respira. Sono i turisti che ancora nel mese di settembre continuano a popolare il Verbano Cusio-Ossola. In questo caso ci troviamo a Cannobio, un giorno feriale, ma come potete vedere la gente continua a prendere il battello, continua a fare passeggiate e si siede nei locali per un pranzo, uno snack o una bibita fresca.
È stata una stagione che, dalle informazioni che ho, dai dati delle imposte di soggiorno e dalle informazioni degli operatori, direi positiva, in un leggero aumento dati fino a giugno, a luglio, rispetto all'anno precedente, e speriamo in un settembre col bel tempo che porta sempre sui laghi una ottima clientela, e non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. E l'obiettivo è quello di riuscire a trattenerla il più a lungo possibile, pur avendo già una stagione abbastanza, dico, rispetto ad altre realtà turistiche lunga, perché iniziamo a Pasqua e finiamo a ottobre, ma l'obiettivo è quella di prolungarla oltre l'ottobre se fosse possibile, che è un obiettivo del lago in generale. Da lunedì prossimo gli uffici INPS, ex INPS DAPDA di via Zara a Verbania chiudono e si trasferiscono presso la sede principale di Gravello Natoce. Orario di apertura degli sportelli dal lunedì al venerdì dalle 8.30 e alle 12.30 al pomeriggio su appuntamento. Ora invece parliamo del referendum costituzionale che in autunno ci riporterà alle urne. Sapete dell'ultima polemica innescata dalle dichiarazioni di Massimo D'Alema sull'argomento. Alle critiche ha risposto dalla festa dell'unità della ministra Maria Elena Boschi. Proprio la titolare del Dicastero alle riforme è stata ad agosto ospite della festa della Lucciola. In quell'occasione il locale comitato no al referendum aveva chiesto di poter avere un banchetto nei pressi della festa. La collocazione data è stata del tutto marginale, lamentano i promotori del Comitato del No. Eravamo invisibili e abbiamo potuto fare poco per quanto riguarda la nostra propaganda del No, perché noi siamo contrari a questa riforma, la chiamano deforma, della Costituzione, poi la legge elettorale, l'Italicum. Filippo, invece il Comitato per il No ha altre iniziative in ballo? Sì, altre iniziative. A settembre riprenderemo la campagna per il No contro la riforma costituzionale. Sempre più convinto che sia una riforma sbagliata? Sì, siamo sempre più convinti, ci documentiamo continuamente, e anche questo fatto che non ci è possibile far sapere le ragioni del No, nemmeno in contraddittorio, nemmeno davanti al ministro, nemmeno alla festa dell'unità alla Lucciola, e questo ci fa capire che occorre andare avanti con i mezzi che abbiamo, che sono pochi. Abbiamo contro anche la televisione, i media, che non ci danno gli spazi sufficienti per promuovere le nostre ragioni, e quindi sì, dobbiamo andare avanti perché questa riforma non deve passare. Trovo scandaloso il fatto che la gente, l'opinione pubblica, noi non reagiamo a una situazione di questo tipo qua, perché per me questa qui è una dittatura democratica, tra virgolette, e nessuno reagisce a questi cambiamenti che tre persone, no, fra l'altro con dei retroscena che è meglio evitare, così vogliono cambiare un po' tutta la democrazia in questo paese qua. E la gente non reagisce, non dice niente, non capisce, presa da problemi suoi, giustamente, perché ce ne sono tanti, ma è proprio questo il motivo per il quale si dovrebbe reagire. La macchina che c'è dietro al Senato è... Almeno 350 persone sono salite domenica ai 1977 metri dell'Alpe Ogaggia per ricordare Davide Battoro e Manuel Tavoro, che a soli 20 anni lo scorso gennaio hanno perso la vita sotto una valanga in Svizzera. Una partecipazione sentita e commossa, coincisa con l'inaugurazione del bivacco intitolato ai due ragazzi di Monteschino, una struttura già esistente che è stata interamente recuperata grazie all'aiuto di molte persone che hanno goduto dell'importante apporto del comparto caccia VCO3. È stato Don Massimo Bottarella a benedire il bivacco alla presenza di amministratori della valle, tra cui Dario Ricchi, presindaco di Monteschino, comune nel quale si trova l'alpeggio che domina la Valle Antrona. Sulla facciata del bivacco spicca anche un'opera in legno fatta da Mario Storno di Varzo con i volti di David e Manuel. Opera scoperta dai familiari dei due ragazzi, il cui ricordo ha ancora di più unito la comunità di Monteschino. Inaugurato invece nei giorni scorsi a Cavandone il nuovo forno comunitario. Nei giorni scorsi l'inaugurazione del nuovo forno comunitario di Cavandone, frazione di Verbania, è stato dedicato a Rino Monico. Un momento di festa per un forno voluto dai soci della SOMS, del presidente Vincenzo Favaretto, con il sostegno di diverse persone e il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO.
L'opera è stata realizzata su un terreno dato in concessione dal Comune. Alla cerimonia presenti i vertici SOMS, il sindaco verbanese Silvia Marchionini, il presidente della Fondazione e nostro direttore Maurizio De Paoli. La benedizione da parte di Don Egidio Borella. Nelle intenzioni dei promotori del progetto che questo angolo di Cavandone diventi anche un luogo di ritrovo, così come era un tempo quando la cottura del pane era un evento per tutta la comunità. Obiettivo raggiunto già in occasione del taglio del nastro, vista la partecipazione del pubblico e l'allegria che si respirava nell'aria, complice la musica di Carlo Bava e Cala Giubella. Il forno è stato naturalmente subito messo in funzione e gli amici giunti in paese hanno potuto gustare il pane appena sfornato, o meglio diverse varietà di pane, e poi bruschette e assaggi di pizze. Una bella giornata nel corso della quale sono stati ricordati i lavori fatti e chi ha lavorato anche in un video. Ora invece parliamo del raduno degli spazzacamini, appuntamento conclusosi oggi a Stresa con la gita. Quest'anno il raduno ha superato ogni record, sono stati più di 1200 Eruska arrivati in Valle Vigezzo per l'appuntamento. Sono stati oltre 1000, esattamente 1224 gli spazzacamini che hanno preso parte alla tradizionale sfilata del raduno internazionale dello spazzacamino. Alla sfilata per le vie del centro storico di Santa Maria Maggiore hanno partecipato davvero tantissimi Ruska, la festa è stata aperta con la milizia di Calasca e in tutto ci sono state 26 nazioni. Una manifestazione che unisce i popoli, qual è il segreto del raduno internazionale delle spazzacamini? Il segreto è che finora tra di loro si sono sempre portati amici e nuove nazioni e siamo arrivati a 26 nazioni. Quali sono le nazioni che quest'anno si sono unite al raduno? Allora abbiamo di nuovo la Polonia e la Bosnia. E complessivamente 26 nazioni? 26 nazioni, sì, sì. Il gruppo più numeroso? Oh, la Germania 500. E dall'Italia da dove arrivano? Ma dall'Italia diciamo un po' da tutte le parti, dal Lazio fino a su. Comunque gli italiani sono ancora pochi spazzacamini, ne abbiamo 600 in tutta l'Italia, mentre gli altri ne hanno con uno zero in più, insomma. Where do you come from? Deutschland, Bayern. Sindaco, è una festa che unisce tutti i popoli, una grande vetrina per Santa Maria Maggiore, per tutta la Valle Vigezzo e non solo. È una cornice per l'Italia questa, va oltre i confini di un paese, di una valle, di un territorio. È straordinario come noi sappiamo valorizzare la cultura di questi nostri posti, partendo davvero da qualche cosa di vero e farlo diventare una festa. Ci ringraziano queste persone che vengono dall'Europa, ma anche dal mondo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, perché riconoscono in questi luoghi il luogo della loro nascita, del mestiere che continuano a professare. Quindi una grande testimonianza di fratellanza fra popoli, un pensiero anche a chi oggi non sta molto bene, come è capitato per le zone terremotate del nostro paese in Italia, ma una dimostrazione di unità, di vicinanza e di credo nei valori profondi della cultura locale su cui deve investire questo territorio. Grazie veramente a tutti coloro che hanno collaborato in questa iniziativa per un paese piccolo, veramente grande e è degna da incorniciare. 35 anni ne valeva veramente la pena. Domani sera gran finale per le settimane di Stresa e del Lago Maggiore. Alla Pala Congressi il maestro Noseda dirige la London Symphony Orchestra. Anche il concerto di ieri sera è stato un grande successo. Le Rossignol, la storia dell'usignolo che con il suo canto commuove e vince addirittura la morte, ha incantato domenica sera il pubblico dello Stresa Festival al Palazzo dei Congressi. L'opera di Stravinsky è stata eseguita dalla Filarmonica del Regio di Torino, diretta da Gian Andrea Noseda, con la proiezione in simultanea di una videoscenografia commissionata dal Festival a Guido Fiorato. Intanto l'edizione 2016 volge al termine. Domani sera, con il Pala Congressi tutto esaurito, Noseda dirigerà la London Symphony Orchestra. In programma Wagner con l'ouverture dei maestri cantori di Norimberga, Debussy con La Mer, la Sinfonia numero 2 di Rachmaninoff. Il maestro Noseda, direttore artistico dello Stresa Festival, è il nuovo direttore principale ospite della London Symphony, con la quale ha ottenuto proprio sabato sera al Teatro alla Scala di Milano 8 minuti di applausi al termine del concerto di apertura del Festival Mito.
Con una partita di calcio tra ragazzi arabi, armeni ed ebrei in squadre miste, si è inaugurato ieri pomeriggio nel quartiere armeno della città vecchia di Gerusalemme il campo sportivo polivalente realizzato dal progetto Assist for Peace, il support the Jerusalem Sports Playground, con l'aiuto di alcuni dei più celebri campioni internazionali. Siamo con Luca Scolari, l'ideatore del progetto e amico dei campioni, per realizzare un campo sportivo all'interno delle mura della città vecchia di Gerusalemme, una cosa che non esisteva e che ora appunto grazie a molti campioni dello sport è stata possibile. Come? Allora, quando ho saputo che nel patriarcato armeno all'interno delle mura della città di Gerusalemme vecchia c'era questa possibilità, non ho dubitato un attimo nel pensare di fare qualcosa tipo un oratorio, un playground per i bambini e di appunto aperto a tutti i bambini senza prescindere da colori, razze, religioni. E ho cercato dal primo momento di coinvolgere gli amici campioni dello sport in maniera entusiasta, loro hanno subito aderito a questa idea che all'inizio poteva sembrare utopica. E quindi pian pianino, con molte difficoltà, siamo riusciti ad arrivare alla giornata di oggi, all'inaugurazione, che è stata veramente emozionante, con tutte le parti, tutti i bambini che hanno giocato. E quindi il messaggio che voglio dire e dare è questo: nella vita bisogna essere un po' dei sognatori, e lo dico soprattutto ai più piccoli, e cercate e pensate e fate di tutto perché i vostri sogni diventino realtà. Una inaugurazione per dare un segno, un messaggio di pace anche attraverso il calcio. Sì, noi siamo qui e sono molto onorato di partecipare a questa inaugurazione dove vedo impegnati gli italiani, soprattutto i calciatori e i giocatori e anche altri esponenti dello sport. È un'iniziativa che dà prestigio al calcio, che tende a portare agli uomini il senso della pace e della unità, e questo è un ulteriore riconoscimento al gioco del calcio. E siamo alla pagina sportiva, in apertura il basket, buone indicazioni dall'amichevole di sabato al Pala Battisti per la Paffoni, che ha perso di misura 70-65 contro la Comarc Bergamo. Rossoverdi senza Capitan Gurini e Villa con Simoncelli top scorer a quota 18 punti, mentre per la squadra di Ciocca il miglior realizzatore è stato Berti con 19 punti. Vince e convince ancora la Vina Vilcipir Domodossola, che ha superato la PMS Moncalieri al Pala Raccagni. È vero che una rondine non fa primavera e che due indizi non sono ancora una prova, ma la seconda vittoria convincente della Vina Vilcipir Domodossola dopo quella della scorsa settimana sul parquet di Milano contro l'Urania testimonia come il lavoro fatto dalla società in sede di campagna acquisti sia stato davvero ottimo. La squadra di coach Alessio Fioravanti ha infatti superato nella prima assoluta alla Pala Raccagni, di fronte a circa 150 spettatori, la PMS Moncalieri, una delle big del girone B di Serie B, una squadra allenata dall'ex borgosesi a Pansa che sulla carta dovrebbe lottare per le primissime posizioni. Il punteggio è stato azzerato ad ogni quarto, ma alla fine dei quattro mini tempini il tabellone segnava 68-62 per Foti e compagni. Proprio Foti è stato ad incitare i compagni in panchina in virtù dell'infortunio che lo terrà fermo ancora per 2-3 settimane. Ai box anche D'Andrea infortunato. Il palcoscenico se l'è preso ancora una volta Corrado Bianconi, che si è inserito a meraviglia negli schemi di coach Fioravanti. Per l'Enfant du Pays 21 punti e tante giocate positive. Vicini alla doppia cifra anche Tucci e Cerutti, che ha dimostrato di poter valere questa categoria. Nella dopopartita coach Fioravanti ha sottolineato come nemmeno lui si aspettasse di essere così avanti, così in palla, dopo poco più di due settimane di lavoro. Rimarranno ancora tante cose da sistemare in vista del debutto in campionato, che ricordiamo sarà il 2 di ottobre al Pala Raccagni contro il Bottegone. Però la strada intrapresa è quella giusta, questa Vina Vilcipir Domodossola può dire la sua contro chiunque nel prossimo campionato di Serie B. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una stagione ricca di soddisfazioni. Ed ora lo Sport Day di sabato a Verbania. Per noi c'era Andrea Calderoni.
Tutta la bellezza dello sport riassunta in una giornata a Verbania, a Intra, lo Sport Day, seconda edizione, un grande successo di pubblico con tante società verbanesi e non rappresentate per far scoprire gli sport anche meno conosciuti ai grandi appassionati che possono essere piccini oppure più maturi, ma lo sport è sicuramente un grande veicolo di valori e lo dimostra questa bella giornata a Verbania. È la seconda edizione, siamo contentissime di aver fatto questa seconda, il sindaco l'ha voluta, non sapevamo chi era tra l'altro in lista, in calendario, invece con nostra sorpresa insomma siamo qui anche quest'anno. È stata insomma bello e siamo riusciti a organizzare al meglio delle nostre possibilità questa giornata. Ci sono porte per il calcio, canestri per il basket, reti per la pallavolo, tatami per il judo, c'è un po' di tutto. Esattamente, tutto. Abbiamo cercato di coinvolgere delle associazioni, chi ha voluto ha rifatto questa edizione con noi come l'anno scorso, c'è la pallavolo, c'è ginnastica ritmica, c'è la danza aerea, c'è un po' di tutto, c'è la zumba naturalmente. Devo dire che quest'anno le società ci hanno dato una mano in tutti i sensi e abbiamo cercato di alternare chiaramente la mattina col pomeriggio per dare spazio a tutti. A Verbania calcio, al tennis Verbania, alla pallavolo, però è stato un coinvolgimento molto positivo anche da parte delle società, questo sicuramente. Anche, ringraziamo per questo. Anche perché lo sport unisce, lo sport crea amicizie, lo sport è un qualcosa di fondamentale nella nostra società anche per i ragazzi che troppo spesso magari sono lontani dallo sport, soprattutto nel nostro periodo, nel nostro mondo, ma questo sport è fondamentale. Sì, riguardo a questo io spero che i ragazzi si avvicinano sempre di più perché sicuramente è un'energia positiva e dove possono magari uscire dai canali dove non sono giusti, mentre lo sport invece porta sempre a un canale positivo nella vita, anche riguardo alla salute e anche le amicizie, che questo insomma è una cosa molto positiva. Per la nostra programmazione ritorna l'appuntamento del lunedì sera per gli amanti del calcio locale con Dilettanti per Dire. Insieme a noi nella prima puntata della nuova stagione il giovane portiere del Baveno Romani e il fantasista dello Stresa Cabrini. Immagini ed interviste di Serie D ed eccellenza. Non perdetevi dunque questo appuntamento. Tuttonotizie.info invece per gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.